Il libricino di Luisa Muraro, Dio e Violent, lo leggiamo nella sua quinta edizione del 2013. Consta di poche pagine, stampate in formato A5 con caratteri corposi. Dio e Violent è il breve album di immagini e di pensieri provocati da una scritta su un muro nel centro storico di Lecce. Riprodotto nella copertina del libro, sul muro c'è un palinsesto. In nero è scritto con lo spray Dio è violento, col punto esclamativo. E qualcuno o qualcuna ha cancellato con lo spray bianco la O finale e quasi cancellato il puntino del punto esclamativo, che ancora traspare. Un'altra mano, e con colore bordeaux, ha aggiunto in maiuscolo e mi molesta. È intorno a questa parte del palinsesto che si esercita l'esegesi di Luisa Muraro, che non prende in considerazione altri elementi, una scritta più vecchia, ormai pressoché cancellata, con un accento in alto a sinistra della fotografia e la traccia di due tratti verticali sulla destra, di cui il primo affianca il punto esclamativo. C'è uno strato scritto in rosso chiaro, che forse era un rosso più intenso e sbiadito negli anni, S maiuscolo, HC minuscolo. Dovrebbe trattarsi della sigla di un cognome, come in uso tra i giovani graffitari. In effetti la O di Dio e la E del verbo essere è alla terza persona, scritta con un preciso accento tipografico e non da corsivo a mano, come invece l'accento sospeso e isolato, peraltro bello. Sono scritte sopra la sigla rossa chiara, ovvero impaginando la superficie del muro senza tenere conto della sua esistenza. Poi, in un colore intermedio tra SHC e la scritta E mi molesta, sopra la S maiuscola rimane traccia di una firma e dell'inizio di un'altra frase. Si legge G, forse Gir, e poi una C maiuscola, seguita a distanza da una A maiuscola. Chi ha scritto E mi molesta non ha scritto sopra la sigla SHC, come chi ha scritto Dio è violento, e sfrutta la ricchezza tipografica della C della sigla scrivendo nell'onda inferiore della lettera e proseguendo tenendo la linea delle pietre intagliate come la riga di un quaderno, e toccando la macchia bianca che cancella parzialmente il sesso di Dio, la O finale di violento. Si può ancora notare che la C della sigla sia in realtà una A, il cui tratto ha meno corpo che la S maiuscola, che è maggiormente coperto dalla scritta nera con le lettere Iol, dove la L cancella il debole tratto verticale della A tipografica, lasciando credere che si tratti di una C. Certamente il colpo d'occhio furtivo legge l'essenziale: Dio è violent e mi molesta. Il possibile gioco
sulla pronuncia dialettale in pugliese di violent, non è presa in considerazione e risulterebbe comunque un pretesto rispetto all'essenziale, la cancellazione della O di Dio. Dio non ha sesso e mi molesta. Tra Dio, il suo eventuale sesso e le sue molestie, Luisa Muraro svolge le sue considerazioni. E prima di riprendere queste considerazioni, leggiamo ancora il muro del centro storico di Lecce, la cui foto ci incuriosisce. Quindi entriamo nel campo dell'ipotesi. Dio è violento è una frase che affissa a lettere cubitali su di un muro è rivolta a tutti, uomini e donne. È una frase scritta da un uomo o da una donna? Una sensibilità teologica tale da annotare la violenza di Dio è più a disposizione delle donne che degli uomini, poco inclini per cultura a analizzare la loro violenza. La violenza è quasi un monopolio assoluto maschile e nessun monopolio, nemmeno quello dei tabacchi, ama che si indaghi sulle sue fondazioni ideologiche. A un certo livello di cultura teologica potrebbe anche essere stato un giovane uomo a scrivere Dio è violento, ma non l'avrebbe scritto quel punto esclamativo, perché sarebbe stato troppo ilare e leggero, fuori dalla pesantezza fallica perpendicolare. La scritta Dio è violento si deve forse a un giovane, sfiorato dal fantasma isterico o dalla violenza familiare, magari solo verbale, di suo padre. E sebbene sia più plausibile che si tratti della scritta di una giovane donna e indichi l'estrema diffusione della violenza al punto da attribuirla anche a Dio, il secondo gesto è sicuramente femminile. Nessun uomo, nemmeno un fine teorico della violenza, avrebbe cancellato la O. E resta enigmatica la cancellazione del puntino, del punto esclamativo. Forse c'era l'intenzione di cancellare interamente il punto esclamativo e di riscrivere la conclusione della frase. O forse si trattava di cancellare completamente anche il punto esclamativo e il gesto in sospeso può essere dovuto alla fuga per non essere beccati a imbrattare il muro. In ogni caso la scritta non è stata completata ed è rimasto Dio è violent. Il terzo gesto dell'ultima scrittura del palinsesto è l'aggiunta di e mi molesta, scritto tutto in maiuscolo come l'iniziale rispettosa di Dio. Perché non scrivere Dio con la minuscola? Abbiamo a che fare con un Dio maggiore e non con un Dio minore. È una frase che ironizza, se non attacca, ogni gerarchia, che si fonda sempre sulla teologia politica, anche quando si afferma progressista, di sinistra, atea e antigerarchica. Con la tranquillità di chi scrive in lettere maiuscole, come l'iniziale di Dio, senza l'ausilio di punti esclamativi, le parole e mi molesta indicano che anche il terzo intervento appartiene a una donna. Le molestie sessuali vanno in un'unica direzione, una sola direzione, non smentita dalle rarissime eccezioni, sulle quali ovviamente ha posto la sua attenzione la fabbrica di Hollywood. Qual è il Dio molestatore?
non è Hashem, non è il nome nominabile dell'ebraismo, è il delegato superiore degli uomini, fatto a immagine e somiglianza degli uomini deleganti. È il Dio maggiore della gnosi, che c'è anche nel compromesso tra cristianesimo e gnosi. È il Dio degli uomini, surrettiziamente mantenuto anche dall'ipotesi del Dio delle donne, che è anche il titolo di un altro libro di Luisa Muraro. Chi ha scritto "e mi molesta" ha rispettato la firma SHA più che SHC, scrivendo sull'onda inferiore della lettera. Potrebbe trattarsi anche di un commento di SHA o di altri, per indicare che la violenza di Dio si è già esercitata cancellando parzialmente la firma o sigla SHA. Dio è violento e mi cancella la firma sui muri. Una scaramuccia tra graffitari? Non è possibile ricostruire per davvero la storia del palinsesto sul muro di Lecce. E non resta che fare quindi come Luisa Muraro e cogliere l'occasione per far parlare il muro, piuttosto che parlare ai muri, come ironizzava Lacan rispetto ai suoi auditori. E così assumiamo pure noi la questione. Non abbiamo nessuna chance di parlare a Luisa Muraro. Dia è violenta e mi molesto. Ciascuna lettera è al suo posto, non c'è nessun errore ortografico, ovvero la teologia femminista di Luisa Muraro non può che trattarsi come un muro che non parla, tanto nella gerarchia degli uomini, stilata da un mafioso, noi siamo un qua qua qua, cosa che nemmeno un care può assumere. La solitudine in cui scriviamo e in cui siamo rigorosamente tenuti dalla gerarchia sociale e non solo dall'indole, ci porterebbe semmai a incollare questa breve nota sotto la E di "e mi molesta", perché a ben guardare qualcuno o qualcuna ha già appeso un foglietto. C'è ancora il pezzetto di nastro adesivo appeso. Quindi il testo è stato tolto. Nessuna possibilità di parlare al muro, e così lasciamo parlare il muro. È il modo più sobrio di rispondere alle tesi di Luisa Muraro che la violenza per l'emancipazione o la liberazione delle donne possa essere eticamente e politicamente legittima. Non abbiamo parlato del libro? Non abbiamo analizzato il testo di Luisa Muraro? Non abbiamo risposto alle domande che pone il piccolo pamphlet? Ah sì? Non abbiamo fatto altro scrivendo sull'acqua del nostro muro verticale senza più nessuna perpendicolarità.